riusciti a dare il via ad un processo che poi ha visto protagonista, tra gli altri, l'assessore Polichetti. L'assessore Polichetti oggi all'urbanistica che in collaborazione con gli uffici e con il progettista, l'architetto Oliviero, hanno dotato Torre del Greco, hanno dotato perché ormai la giunta lo ha fatto proprio e quindi possiamo dire che oggi abbiamo un preliminare, comunque un'idea progettuale approfondita di quella che è una nuova visione dell'intera aeroporto. Progetto proprio ex novo dell'area portuale, perché diciamo dell'attuale area resterà soltanto il porto attuale con destinazioni diverse, mentre si andrà ad ampliare sulla parte opposta con funzioni prettamente commerciali. È sicuramente un progetto molto ambizioso, sia per come andrà ad incidere sul territorio comunale, e sia perché avvierà anche come dire, un processo virtuoso di migliorie che si andranno ad innescare sullo stesso progetto. È ambizioso anche perché la spesa che andrà ad essere affrontata è notevole, per cui ci siamo già attivati e ci attiveremo ancora di più nei prossimi giorni per fare in modo che ci siano tutte le coperture possibili dal punto di vista economico. Poi ci saranno i tempi necessari per la realizzazione, che sono inevitabili, ma se abbiamo la certezza vuol dire che lavoriamo tranquilli. Assessore, quali saranno i prossimi step e si può dire che questo progetto, nel momento in cui è realizzato e portato a termine, effettivamente rimodulerà l'immagine della città? Certamente sì, l'amministrazione comunale di Torre del Greco ha deciso di mettere al centro del proprio programma la questione porto, quindi è stata lungimirante perché ha creduto nella funzione del porto come fatto fondamentale per la rigenerazione urbana, intesa non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche dal punto di vista proprio sociale, come si diceva prima nell'esposizione del progetto. Tutte le aree che saranno investite, anche quelle a monte della zona portuale, avranno maggiore attenzione e quindi ci sarà via via una riqualificazione complessiva. E quindi ci saranno dei benefici di carattere sociale, di carattere economico, di carattere di abitabilità degli spazi che attualmente sono, diciamo, precari o in qualche modo addirittura abbandonati. Diciamo Che tempi si prevedono? che la parte burocratica amministrativa ci vorranno ancora alcuni mesi perché dobbiamo avviare, ci stiamo già attivando per avviare l'accordo di programma, quindi per avere un unico tavolo e con diciamo la partecipazione di tutti gli enti preposti, i necessari assensi per poter proseguire. Nel frattempo però l'importante è avere il progetto pronto, perché col progetto pronto, che è stato appunto anche portato all'attenzione di chi dovrà diciamo investire sullo stesso progetto, avere il progetto pronto significa avere la certezza che qualcuno lo prenderà in considerazione e ci punterà sopra i denari necessari. L'intervento, che è una pietra miliare, è un punto di partenza ovviamente, perché come abbiamo visto nel corso della conferenza, insomma, è un intervento di grandissima complessità, che punta a riqualificare l'intera area portuale. Segue un percorso che Torre del Greco ormai da anni ha intrapreso, con la riqualificazione delle aree del porto con il Più Europa, quindi con una rinascita di quelle aree che stiamo vivendo negli ultimi anni, anche con le attività commerciali, e che ha un passaggio obbligato in una visione dell'amministrazione della riqualificazione delle aree portuali. È un progetto che, come dicevamo prima, non è solo un semplice ampliamento dell'area portuale o una dislocazione, una nuova allocazione dei cantieri navali, ma che prevede un'intera riqualificazione di tutta l'area portuale, quindi un ridisegno complessivo dell'area portuale che ci auguriamo possa portare a una nuova visione della città, con un elemento attrattivo dal punto di vista turistico-sociale di significativa importanza.
rispetto ai tempi, alla prevedibilità dei tempi, quali potrebbero essere gli andamenti e soprattutto, in modo molto semplice anche per chi ci ascolta, quali saranno i prossimi step, quelli successivi, che completeranno questo iter sia burocratico che da un punto di vista tecnico? Ma ovviamente in questo momento siamo in uno studio, diciamo, preliminare, una progettazione preliminare che è l'elemento di partenza, l'elemento fondamentale per poter intercettare risorse finanziarie e finanziamenti, e mai come questo periodo è propizio per poter portare al tavolo, diciamo, degli interlocutori un progetto serio. Naturalmente dal punto di vista tecnico è un progetto di elevata complessità, come dicevo io, un importo di 78 milioni di euro che sicuramente avrà la necessità di essere, diciamo, progettato e realizzato così come è previsto dal progetto per lotti funzionali. Parti del progetto potrebbero essere immediatamente, diciamo, realizzabili perché riguardano l'attuale porto, ma ovviamente si diceva nel corso della conferenza l'attenzione anche agli operatori che lavorano nel porto, quindi la necessità di contemporaneamente programmare una diversa allocazione dei cantieri navali ci porterà a diciamo, un confronto sovracomunale. Obbligatoriamente sarà previsto, diciamo, una serie di accordi di programma con la Regione Campania per il sistema portuale, ma anche per il piano territoriale paesistico, in quanto il porto è programmato con un ampliamento consistente al di là di quella che è l'attuale area portuale. Quindi accordi di programma per programmazioni sovracomunali, sebbene l'amministrazione contemporaneamente sta approvando il nuovo piano urbanistico comunale, nel quale chiaramente non abbiamo potuto anzi è stata nostra massima attenzione prevedere anche le aree di ampliamento del porto e quindi coordinare il progetto puntuale con quella che è la programmazione urbanistica complessiva dell'area.